Buongiorno a tutti i membri dell'Espion Squad, io sono vestita esattamente come nello scorso video perché sto registrando questo video subito dopo. Spero che la mia gola regga questa fatica, però eccomi qui, così ottimizzo anche un po' i tempi. Oggi volevo parlarvi del No Buy Month. Avevo già fatto questo video tempo fa dicendo che avrei fatto appunto un periodo in cui non avrei comprato niente, ma ho miseramente fallito, quindi potrebbe ricominciamo da capo. Prepariamoci per il No Buy Month, perché io penso sia troppo lungo, non credo di potercela fare. Iniziamo a gennaio e il mio primo buono proposito è di non spendere soldi in niente che non sia estremamente necessario. Per prepararci a questo bellissimo mese, ho deciso di fare una lista che secondo me può essere utile anche per voi se volete fare un periodo in cui non comprate niente o comprate poco. Potete fare una lista di cose che potete comprare, perché ovviamente ci sono delle cose che dovrete comprare per vivere per forza, cose che vi potete perdonare se comprate, cose che non dovete assolutamente comprare mai. Quindi facciamo tipo la green list, la yellow list e la red list, e io l'ho fatta. Qui. Tra le cose che posso comprare, che ho deciso di poter comprare per il mese di gennaio, sono la spesa, chiaramente, perché devo mangiare, però cercando di evitare le cose che non servono, tipo la cioccolata o cose di questo tipo, quindi cose strettamente necessarie. Cibo per i cani, che ovviamente serve anche per loro, masticativi, ho provato a stare senza masticativi per risparmiare. Ma Tommy non ce la fa. Cioè, si mette a mangiare qualsiasi cosa se non ha masticativi, quindi ha proprio necessità di averli e quindi mi tocca comprarli per forza. E la toilettatura, non li porto tutti i mesi in toilettatura, però metti che ne ho bisogno perché si sono rotolati nel fango o cose di questo tipo. I vi la posso anche lavare a casa, ma Tommy impazzisco, cioè per asciugare un bovaro del Bernese in casa ci vogliono 80.000 miliardi di anni, quindi se posso preferisco portarlo in diretta. Un'altra cosa che mi permette di comprare sono le medicine, se mi servono, perché se sto male mi serviranno delle medicine. Queste sono le uniche cose che io potrò comprare nel mese di gennaio, quindi state molto attenti a questa lista perché io a fine gennaio ho deciso che farò un recap di quello che ho comprato, se ho sfasato qualcosa, eccetera, eccetera. Nella linea gialla invece ho segnato dei libri, mi permetto soltanto due libri, anche se sarà un po' difficile perché ultimamente sto leggendo tanto, però non voglio spendere troppo per dei libri, soprattutto se cartacei, me li permetto soltanto se in ebook. Non vorrei non comprarne perché negli ultimi anni sono stata bravissima e ho letto tutti i libri che mi erano rimasti in libreria che non avevo più letto, che avevo abbandonato. E per i libri che proprio non volevo leggere, li ho dati via, li ho venduti, come magari Delitto e Castigo di Dostoevskij. Sì, lo so, sono una persona orribile perché non avrei dovuto leggerlo, ma sapevo che non l'avrei mai letto, quindi semplicemente l'ho dato via. Quindi adesso io in libreria di fatto ho tutti i libri che io ho già letto e che mi sono molto piaciuti. Mi permetto anche di comprare degli sticky notes nel caso li finisca, quindi solo ed esclusivamente nel caso in cui io li abbia finiti. Non credo che succederà perché comunque ne ho parecchi, però nel caso mi permetto di farlo, però devo contenermi assolutamente perché io con la cartoleria sono un disastro. E mi permetto anche di comprare dei vestiti nel caso in cui ne abbia il bisogno. Per esempio, questo mese ho comprato delle tute perché letteralmente non ne avevo più, o le ho buttate via perché erano bucate, o le ho perse durante il trasloco, perché durante il trasloco io ho perso un sacco di pantaloni, non so dove siano finiti. Quindi le ho comprate perché ne avevo davvero bisogno, altrimenti non sapevo come vestirmi. Se qualcosa che mi serve effettivamente lo prendo. Sono abbastanza brava con i vestiti perché non sono un'appassionata di moda, quindi difficilmente compro qualcosa solo perché boh, mi piace, non faccio molto shopping compulsivo da un punto di vista dei vestiti. Però non si sa mai che magari quel giorno mi gira che voglio comprare delle cose nuove, non posso assolutamente farlo.
La linea rossa invece che io ho deciso di fare è la cartoleria, cioè la cartoleria io non posso assolutamente prenderla, ma questo secondo me è per tutto il resto dell'anno perché non ho bisogno di cartoleria di fatto. Ho un casino di quaderni, di cui la metà le ho pure date a mia nipote perché nel caso gli servissero, ma comunque ne ho tanti e generalmente non li uso così spesso. Mi piace troppo averli, cioè se sono belli io ho bisogno fisico di averli, ma non ne comprerò assolutamente, non la posso comprare, basta, devo fare un fioretto e decidere di non comprare più cartoleria perché la mia situazione sta sfuggendo letteralmente di mano. Non posso comprare soprammobili arredi per la casa, tendenzialmente non ne compro a dire il vero, anche perché adesso la casa è inondata di piante. Anche perché la nostra casa è davvero piccola, ha letteralmente tre stanze, quindi una volta che ho portato dentro le piante dall'esterno è pieno di piante dappertutto e amo questa cosa, in realtà sono molto felice, però mi rendo conto che cioè non c'è spazio letteralmente per comprare altre cose. Un'altra cosa che mi impedisco di comprare sono le candele. È difficile per me perché le candele mi piacciono tanto, danno una bellissima atmosfera, profumano l'ambiente. Da quando poi vivo in casa da sola ho questa ossessione per il profumo nelle stanze, per cui le candele secondo me sono bellissime. Poi d'inverno danno un'atmosfera, quando magari è un po' buio, accendi la tua candelina, bellissimo, ma costano un botto. E sinceramente, anche perché io compro solo ed esclusivamente candele con cera di soia, comunque cera naturale, perché quelle di paraffina sono tossiche, quindi vorrei evitare. E quindi costano anche di più e non sono necessarie, quindi posso risparmiare su questa cosa. E un'altra cosa che io non posso assolutamente comprare sono cose per i capelli. Mi rendo conto che è difficile, voi non conoscete questa parte di me, ma io ho un'ossessione, ok, per tutti i prodotti dei capelli. Davvero per me è una roba allucinante. Io necessito letteralmente di provare tantissimi prodotti per i capelli. Il problema qual è? Che magari io compro un prodotto che poi a me non piace, effettivamente non sta bene sui miei capelli, mi secca troppo oppure non funziona, quindi io mi scoccio di usarli e rimangono lì. Ok, gli shampoo non è un problema perché li passo al mio fidanzato, li usa lui e io mi tolgo questo problema perché effettivamente gli shampoo sono la cosa su cui io ho più problemi perché ho i capelli molto secchi, una cute secca, quindi ho bisogno di uno shampoo che mi pulisca bene i capelli ma che non sia troppo aggressivo, quindi faccio sempre un po' fatica a trovare uno shampoo adatto, però ho tantissime maschere. Tantissimi balsami, tantissime cose che magari non mi fanno impazzire, però ce le ho e ci ho speso dei soldi. E sinceramente, andare lì a comprare altre robe per provare altre robe e lasciare lì quelle, no. Quindi adesso basta, a gennaio, ma forse anche febbraio, non ho più intenzione di comprare prodotti per capelli. E quando avrò finito quello che ho, farò magari un attimo un recap, vedrò che cosa acquistare. Intanto usiamo quelli che ho, anche se magari non vanno benissimo, vi dico appunto, a parte lo shampoo, non è che una maschera mi può seccare i capelli, al massimo non funziona benissimo e ne preferisco altre, però non è che mi rovina i capelli, quindi le posso usare e basta. Un'altra cosa che mi prometto di non comprare sono le piante. Di solito si comprano d'estate, ma io le compro durante tutto l'anno perché le piante sono bellissime. Ma come vi dicevo, la casa comunque adesso è inondata di piante, è piccola, quindi non ce ne stanno altre. A me piacciono quelle da interno, non ho un giardino in cui magari piantare degli alberi o cose del genere, quindi non ha senso che io compri altre piante. Probabilmente mi tengo queste. Almeno finché non riesco a dar via magari i doppioni che ho, perché per esempio ho 87 piante di Monstera che ho fatto la scorsa estate che non me la sono sentita di buttare perché stavo proprio male all'idea di buttare i nodi delle talee, non ce la facevo, quindi ho fatto piante di talee dappertutto. Questa è la mia lista. Fatemi sapere voi quali sono le cose su cui siete più tentati di acquistare anche quando non avete il bisogno. Quali sono le vostre fisse
per cui accumulate tante cose pure se non vi servono. Io mi devo fermare tantissimo, soprattutto sulla cartoleria, perché davvero quando vedo qualcosa esteticamente bello ne sento la necessità che voi non potete capire, però non è vero che la necessito, devo proprio concentrarmi tantissimo, fare un po' come Sharpay. E incrociate le dita per me e auguratemi buona fortuna in questo momento storico della mia vita in cui faccio il fioretto di non acquistare cose che non mi servono. A gennaio per l'appunto farò un recap, vediamo com'è andata, ma probabilmente sapendo di dover fare questo recap cercherò di contenermi ancora di più di quello che sto facendo già in realtà in questo periodo. E niente, io vi mando un grosso bacione, penso che iniziare così l'anno sarà molto intenso, ma necessario, quindi be strong, Morena, e vi mando un grosso bacione, noi ci vediamo al prossimo video, vi auguro una buona giornata e smacco, ciao!